Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni ad imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui, e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne fra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Fratelli e sorelle, questa domenica la buona novella vi raggiunge dall'ingresso dell'ospedale di Lanciano, da questa edicola dedicata a Maria Santissima, la mamma di ciascuno di noi, soprattutto nel momento della difficoltà e della sofferenza, proprio perché il Vangelo di oggi ci parla di sofferenza e ci parla di malattia. Domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù sulla barca in mezzo alla tempesta, in mezzo al mare, mentre portava i suoi discepoli all'altra riva. Egli calma il vento, calma le onde e permette alla barca di arrivare alla terra dei pagani, lì dove c'erano usanze diverse, culture diverse, fedi diverse. La sua permanenza lì però fu molto breve. E fu una permanenza non bella, perché quelle popolazioni non lo accolsero, non vollero accogliere i valori del Vangelo, le parole dell'amore e della salvezza. Preferivano restare con i loro commerci e i loro guadagni, con i loro dei falsi e bugiardi, senza abbracciare ciò che Gesù proponeva perché la loro vita fosse piena, felice, realizzata.
Allora Gesù torna da dove era venuto, torna nella Galilea, torna a Cafarnao. E sulla riva del mare, al loro arrivo, Gesù e i discepoli trovano una folla immensa di persone che quasi lo stavano aspettando. Direbbero i sociologi che erano un campione rappresentativo di tutta la società, quelle persone. C'erano infatti uomini e donne di ogni situazione, di ogni livello sociale, di ogni cultura, di ogni ricchezza. C'erano sani e c'erano ammalati. E coloro che più premevano, coloro che più si avvicinavano a Gesù, erano proprio coloro che vivevano momenti di difficoltà. Possiamo dire che Gesù, dopo aver affrontato la tempesta di vento e di acqua in mezzo al mare, si trova ad affrontare le tempeste esistenziali che mandano in tilt i cuori e la testa delle persone. Gesù si trova ad affrontare una donna che da 12 anni perdeva sangue, una malattia che le faceva perdere continuamente la vita, perché secondo gli antichi nel sangue c'era appunto la vita, ma soprattutto una malattia che la rendeva impura e le rendeva impossibile ogni contatto sociale. Questa donna, a causa della sua malattia, non poteva avere rapporti sociali, non poteva avere rapporti economici, non poteva avere rapporti affettivi, non poteva avvicinarsi al suo sposo e ai suoi figli, non poteva andare a fare la spesa, non poteva andare nel tempio o nella sinagoga, perché avrebbe reso impuro tutto ciò che toccava chiunque le si fosse avvicinato. E poi un'altra tempesta, ancora più grande, quella espressa da Gairo, nella casa del quale si stava consumando davvero qualcosa di impossibile da accettare umanamente. Una figlia di soli 12 anni stava per morire. Gairo perciò si avvicina a Gesù per pregarlo. Lui era uno dei capi della sinagoga, un uomo che rispettava la legge, un uomo che agiva secondo la volontà di Dio, un uomo che forse aspettava da Dio un premio. Ma non avendolo ricevuto, si avvicina a Gesù, questo giovane maestro le cui parole avevano scaldato i cuori di tutti. E Gesù quindi si trova contemporaneamente preso da queste due tempeste: la donna che da 12 anni perdeva vita, la ragazza che a 12 anni stava per morire. Erano due donne che rappresentavano benissimo l'Israele antico, ma anche la nuova umanità. In quel tempo la donna non aveva un grande valore sociale, rappresentava l'anonimato assoluto, chiunque si poteva riconoscere in esse. Perciò sono entrambe senza nome, perché anch'io e anche voi, fratelli e sorelle, potessimo sentirci ai loro posti. La donna si avvicina a Gesù da povera. La donna si avvicina a Gesù senza imporsi, senza pretendere. Da dietro pensa: se anche solo riesco a toccare un lembo del suo mantello, io sarò salvata. Sapeva di non poter essere lì, sapeva di non dover essere lì, sapeva che con quel gesto avrebbe corso il rischio di rendere impuro il maestro. Ma forse la disperazione o forse la grande fede che poi Gesù gli riconosce le hanno dato questo coraggio. Va e tocca. Tocca nel nascondimento e solo lei si accorge di essere stata salvata. Solo Gesù si accorge della forza che era uscita da lui. Ma da questo tocco, quasi magico, impersonale, Gesù vuole che si passi a una relazione, si passi a una relazione personale, esistenziale, comunitaria con lui. Perciò guarda intorno, fa emergere dalla folla questa donna, la cerca con gli occhi finché non la inquadra. Allora questa donna le si fa avanti e dice a Gesù la verità. Ho fatto questo, ho fatto quest'altro perché mi trovavo in questa situazione. E Gesù le dice: donna, vai in pace, la tua fede ti ha salvata, sii guarita dal tuo male. Dice a questa donna: vai in pace, dice a questa donna: shalom, come lo dirà
ai discepoli il giorno della Pasqua, dà a questa donna la totalità dei doni messianici, dà a questa donna la felicità intera. Ora che non ha più quella malattia, la donna può vivere in pienezza la sua vita. La può vivere nel dono, perché quello che questa donna capisce, toccando il lembo del mantello di Gesù, cioè l'umanità di Gesù, è che la vita si perde man mano da quando noi siamo nati, a prescindere da una specifica malattia. Ogni giorno che passa è un po' di vita in meno, ma se la vita la doni come l'ha donata a Gesù, se tocchi la vita di Gesù e fai della tua vita un segno della vita di Cristo, allora la tua vita, diventata dono, diventata amore, non si perde. Gesù lo dirà: chi vuol guadagnare la sua vita la perde, chi perde la sua vita per causa mia, donandola, la troverà per tutta quanta l'eternità. E quindi, dopo la guarigione di questa donna, torna in primo piano Gairo, con la malattia ormai agli ultimi momenti della sua figlioletta. Ed infatti, quando stava per avvicinarsi a casa sua, gli vengono a dire: lascialo perdere il maestro, tua figlia purtroppo è morta. Ecco la tempesta perfetta che si scatena nel cuore e nella mente di Gairo. Ma Gesù dice a lui: stai tranquillo, continua ad aver fede, fidati di me, non avere paura. Arrivano alla casa e Gesù è testimone di ciò che l'uomo, di ciò che l'intera umanità è capace di fare di fronte alla morte: pregare e imprecare, urlare e fare lutto. Altro all'uomo non è dato di fronte alla morte. L'uomo può fare di tutto per ritardare la morte: le cure, lo sport, la chirurgia estetica, a volte anche i maghi ritardano la morte, ma non possono assolutamente eliminarla. L'unico che può eliminare la morte, come vedremo anche prossimamente in altri episodi, il figlio unico della vedova di Nain, Lazzaro, l'amico di Gesù, e poi soprattutto nella risurrezione stessa di Gesù, l'unico che può vincere la morte passandoci in mezzo è proprio Gesù di Nazareth, l'unico che ha parole di vita eterna. Egli, Gesù, porta con sé il papà e la mamma e i suoi discepoli più vicini, Pietro, Giacomo e Giovanni. Crea intorno a questa fanciulla morta una rete d'amore, perché solo l'amore vince la morte. E prende per mano questa ragazza e a lei dice: Talita cum. Le parla con la lingua aramaica, la lingua di famiglia, una lingua che profuma di casa, una lingua che questa ragazza conosceva bene. E al sentire queste parole, al sentirsi presa per mano, la ragazza si mette in piedi e comincia a camminare. A questa ragazza Gesù apre una nuova prospettiva di vita. Davvero, come ogni donna, può parlare adesso la lingua dell'amore e la lingua della vita. E ai suoi genitori dice: datele da mangiare. Questa indicazione che Gesù dà ai genitori della ragazza vale anche per ciascuno di noi che da quella ragazza, come vi dicevo, siamo rappresentati. Anche noi, ricevuta in grazia, ricevuta in dono, la vita nuova dello Spirito, la vita nuova dei figli di Dio, dobbiamo essere nutriti. Dobbiamo essere nutriti dalla parola del Signore, dobbiamo essere nutriti dall'Eucarestia e dagli altri sacramenti, dobbiamo essere nutriti dalla formazione reciproca, dall'incontro reciproco con le altre persone, perché solo così, rivestiti di Cristo, possiamo davvero vivere la vita dei risorti, la vita dell'Eterno.